Un saluto a tutti gli ascoltatori e telespettatori di Liberi.tv. Siamo qui al centro Don Orione, centro sportivo, qui ci sono tutti i campi di ragazzi, studenti che stanno giocando, che fanno pallavolo, calcio e altri sport. E in questa location, perché parliamo di ragazzi, parliamo di studenti, parliamo di scuola, con la presentazione del libro che ho scritto durante l'estate, che è venuto fuori poi durante l'autunno in maniera più completa, è stato pubblicato a dicembre. La scuola è amore, è una serata molto importante, spero che vada tutto bene. Ci sta ospitando il caffè Bistrò Tornatora, che sta all'interno proprio di questo centro sportivo Don Orione a Roma, via della Camilluccia 120, e mi sento molto emozionato perché insomma si parlerà di quello che è il mio modo di vedere le cose della scuola, in particolar modo perché la scuola è amore. In genere si dice la scuola ci vuole passione, ci vuole sacrificio, no, io dico ci vuole amore, l'amore per le materie, l'amore per lo studio, ma l'amore per la classe, l'amore per gli altri, l'amore per se stessi, l'amore significa anche mettere qualcosa in più rispetto alla volontà. La volontà è sicuramente una forza, ma l'amore è quella forza che ti permette di abbracciare la vita, di abbracciare la scuola, di abbracciare il sapere ed amare ciò che si fa per diventare ed essere migliori. Ecco, la scuola è la possibilità che abbiamo di essere migliori, l'amore per la nostra vita e tutto quello che riguarda la vita è questa possibilità. La scuola è vita e quindi bisogna cambiare il modo di vedere, secondo me, l'organizzazione scolastica, cercare di recuperare il desiderio, l'interesse, la voglia di apprendere, perché in una democrazia diciamo una democrazia che cresca, che abbia voglia di dare al popolo la forza di elevarsi, sicuramente, essendo la democrazia sempre incompiuta per definizione, la discussione, il dialogo, la conoscenza, la ricerca sono necessarie per la crescita della democrazia. Se si ferma il dibattito, se non c'è dialogo, se non c'è discussione, se non c'è la circolazione di idee, se non si parla in cucina, per strada, nei bar, se la scuola, l'informazione e la formazione non diventano elementi necessari per il rilancio del nostro paese e dell'Europa tutta, il declino è rischioso. Investiamo sulla scuola, sull'università, sulla ricerca e facciamolo con tutto l'amore possibile, perché questo è l'unico modo, secondo me, per uscire dalla crisi, da una crisi che non è soltanto economica, è una crisi politica, sociale, di grave declino, e non possiamo permettercelo. Come uscirne? Investendo su questo. Abbiamo visto come allo Spallanzani di Roma i ricercatrici italiani hanno isolato il virus del coronavirus, no? Eppure quanto guadagna quella ragazza che insieme all'equipe ha lavorato su questo progetto? Quanto investiamo sulla ricerca, sul futuro? Se non investiamo su scuola, università e ricerca, non possiamo immaginare alcun futuro. Per uscire dalla crisi bisogna avere il coraggio di investire, e si investe anzitutto con il cuore e con la testa. La scuola è amore. Il libro è stato pubblicato meritoriamente dalla Giulio Perrone Editore proprio per la collana L'Erudita, e si trova anche su Amazon, su internet, sui vari siti di vendita online, quindi spero che vi abbia incuriosito. È un libro sia per gli studenti, ma anche per i docenti, i professori, ma anche per i dirigenti scolastici, per tutta la comunità scolastica, i collaboratori, il personale ATA, tutti ritroveranno qualcosa di importante. È uno stimolo per il proprio vivere la scuola, e soprattutto è un libro, secondo me, che può interessare molto i genitori, e spero che lo leggano. Un saluto.